Mi raccomando, rimanete seduti fino alla fine del film, fino all'ultimo titolo, perché c'è un trucco speciale per voi, che non dovete perdere. Basta, è finito? No, il mio West. Più corto. Il mio West, lo special, adesso lo vedrete. In queste sembrano delle pistole, ma dentro ci sono dei microfoni. Ma ci hai fregato tutte le battute? È per questo che ci sentite. Benvenuti in altro mondo. Sono Ivo Dark, il gemello virtuale del vostro conduttore Ivo May. Massima energia a tutti. Massima energia a tutti, siete a livello altro mondo e pronti ancora una volta per una full immersion nel plasma digitale a bordo del sottomarino virtuale. Bravo, si giri, oh che profilo, lei è telegenico, lei è veramente telegenico. Quando riemergiamo, molto vivo. Ci manca poco, due settimane. Più o meno. Voi preparatevi perché ci servono concorrenti. Esatto. Nel frattempo guardate dallo SMAU 98 questa fantastica struttura di ultima generazione, idraulica, semplicemente atta a trasferire i corpi fisici in alto e in basso. È a scala mobile, molto vivo. Ci vediamo alto adesso. Massima energia a tutti. Esattamente il contrario. Comunque, okay. Andiamo avanti con quest'altro. Massima energia. Che cos'è? Non è fatto così il nostro sorpreso. Prova con lui. Massima energia. Il nostro appuntamento ufficiale con loro che verranno sicuramente, vero, a fare una partita di esibizione, certo, a videogame. Sono e per quando? Molto bebop. Fra pochissimo, meno di due settimane, scrivete, telefonate, mandate email, fate tutto perché ci sono dei premi incredibili. E ricordate, altro mondo vuole voi. Sto davvero galleggiando sull'acqua del porto di Monte Carlo? O non siete piuttosto tutti vittime di un'allucinazione elettronica? La verità è che anche l'ultima delle certezze umane, l'immagine, sta per essere spazzata via dal 2000. O meglio, sta per trasformarsi in qualcosa di profondamente diverso da quello che ci hanno insegnato. Di certo sta crollando uno dei dogmi della nostra civiltà. D'ora in poi non si potrà mai più credere ai propri occhi. Allora, l'intervista la faccio io. Dunque, a pagina 44. Maurissimo, il microfono, ecco. Sei Tobias Ulrich. Chi sono io? Maurissimo Cattelano, avrete capito che è un mattacchione? È serissimo. Però è un artista molto interessante perché ha fatto una macchina con un albero che ci è cresciuto dentro. Intanto non l'ho fatta io. Sì, la macchina no, però l'opera d'arte sì. Ma nemmeno quella. Allora, come ti è venuto in mente di mettere insieme questo? Non saprei. Siete pronti a farvi digerire da un immenso organismo vivente? È la proposta rivoluzionaria di alcuni giovani designer di Wiesbaden, della società 3D Lux. Ad Hannover hanno presentato la loro installazione multimediale, interattiva e soprattutto organica. Si chiama Scape. Data astrale 2409.3. Ma che sto dicendo? Soprattutto, dove sono? Scusi, dove siamo? Sull'Enterprise, signore. Ma io non sono il capitano Kirk, io sono il navigatore. Massima energia a tutti, siete a livello altro mondo, per una volta non sul Cybernautilus, ma sull'Enterprise di Star Trek. Fino al 5 aprile la trovate parcheggiata alla Galleria Colonna di Roma. Me la sono fatta prestare da quello nuovo della flotta astrale, come si chiama? Picard, ecco. Sì, me la sono fatta prestare da Picard per questa riemersione eccezionale alla scoperta degli ultracorpi. Creature sintetiche che ci stanno invadendo dai cinema. Attenzione! No.
L'ingresso vero e proprio dei Giardini dell'Acqua è questo muro a mosaico alto 7 metri e lungo 34, il Chafariz. Poco più là una cascata artificiale alta 4 metri e generata da 103 piccole cannelle fa da ingresso al Lago di Ulisse, tanto per ricordare chi è il fondatore di Lisbona, secondo il mito. Non sognate ad occhi aperti, non c'è nebbia a Lisbona, ma anche questa è acqua, no? 17 dicembre 1999, oggi la vostra anima si è incarnata in un corpo sconosciuto, anche perché venerdì 17 non è il mio lo conosco benissimo, anche perché venerdì 17, dicevo, è la sfiga incombe. Comunque il vostro scopo è quello di investigare e scoprire quale sia il suo scopo, cioè quello dell'anima che si è incarnata nel corpo sconosciuto e la missione che gli è affidata. Insomma, Nomad Soul, questa è la vostra povera anima che vaga, vaga, vaga sulle note del vate, 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 che poi è David Bowie, che presta anche la sua faccia al gioco. E allora sono le 17.01, è l'ora del tech. Chi è questo? Non poteva essere i commenti. È vero che è andato un amore? No, non è successo niente. È scattato un amore, adesso il tuo fidanzato che glielo dici? Non si vedrà niente, poi tra l'altro nel film voi non l'avete visto, ma non ci sarà neanche una scena hard. L'unica mia scena osè è quella in cui mi spoglio sotto la doccia. E quella l'abbiamo vista. E allora che vuoi di più, basta, più di così. Ero sempre contro gli indiani da piccolo. Era sceriffo come noi. Ero sceriffo come voi. Moda Milano, ci siamo riusciti finalmente, siamo tra i pochi eletti che molti, sono entrati. Molto pochi gli eletti qui. Poi qualche centinaio di migliaia di persone. C'è un servizio di sicurezza incredibile, ragazzi. Accanito. Non fanno passare assolutamente. E noi invece ce l'abbiamo fatta, perché diciamo la verità. Con i potenti mezzi di Telemonte Carlo 2. Li abbiamo gabbati, siamo riusciti. La parola d'ordine, birra e salsicce. Guardate quanta gente si accalca attorno a Tascia. Puoi fare una domanda stupida? Ha una sorella, la possiamo conoscere? Puoi chiedere... Possiamo chiedere la parte, se il principe ha un tatuaggio? Le prince, il ha un tatu quelque part du corps che vous avez o no? E c'è la domanda, c'è la question di Enrico, pas la mienne. Una domanda. No, ma non può rispondere a una cosa del genere. Scusa, è troppo segreta, intima e anche un po' maleducata. Allora, domanda se lei ha un tatuaggio. Se le chose de savoir, je voudrais savoir. Sì. Ah, sì. Ah, voilà. Merci. Allora, Rocco Barocci in persona ci possiamo porta darti, via. Possiamo darle un bacio? Possiamo, no, ma je crois que non, perché le... Ah, bacio la mano, la mano. Chi è? Va bene anche la mano. La mano, la mano. Allora, la mano aussi pour moi. Merci beaucoup. Cominciamo con le domande intelligenti. Quelle intelligenti le faccio io. Le fa lui. Ecco, perché si chiama Rocco Barocco? Perché mi chiamo Rocco Barocco? Posso fare una domanda? Falla. È venuto a Milano a cercare fortuna quanto tempo fa? No, io vivo e lavoro a Roma, per fortuna. La trova interessante questa conversazione, intanto? Io la trovo molto sciocca, comunque abbastanza a prima mattina va bene. Ma perché così presto la stilata? Ce lo spiega? Perché bisogna chiedere alla Camera Nazionale della Moda. Ah, non è una sua scelta? No, purtroppo mi ci mettono a quest'ora perché sono di Roma. Ma è simpaticissimo. Io direi anche un'altra cosa. Com'è la donna del 99? Ecco, come sarà l'uomo? Come era quella del 98.